Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Leggiamo insieme il messaggio del 30 luglio 2024 dato a Carbonia. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, mettere un mi piace e condividere il video con i vostri amici. E non dimenticate di lasciare un commento qui sotto con le vostre opinioni. Carbonia, 30 luglio 2024. Fiore del mio giardino, amata mia sposa, sono io che ti parlo, il tuo Signore Dio, il Dio vivente. Amami come sempre, sii donna di fede e carità, sii immagine e somiglianza del tuo Dio amore. Sorgi nuova in me, o donna. Metti l'abito della festa e attendi il mio arrivo, è imminente. Tuona al mondo il mio ritorno nella gloria. Urla ai miei amati figli che io esisto e che presto mi vedranno. Sarà un esame di coscienza, un riconoscersi peccatori. Dovete in tutta umiltà prostrarvi a me, riconoscermi quale unico e vero Dio, il Creatore. Colui che per amore è disceso dal cielo per salvare l'uomo dalla condizione di peccato e ricondurlo dove tutto è cominciato, il paradiso. Nell'illuminazione della coscienza, se si riconoscerà peccatore e chiederà perdono con cuore contrito, tornerà a godere di quell'Eden perduto. Sfoglio le ultime pagine del libro della verità, vi apro il mio sacro cuore. Vi dono ancora di me, piango e sudo sangue, soffro per voi che mi avete tradito. Ecco, mi sto offrendo ancora per la vostra salvezza, tornate in fretta a me, il mondo è in grave pericolo, non supererete questa catastrofe. Oh, voi che mi deridete, oh, voi che ancora mi crocifiggete, oh, voi che mi dilaniate le carni, oh miseri peccatori, oh voi traditori, oh voi che ingannate i miei piccoli per la vostra crescita economica, oh voi creature perdute. Cosa mi direte quando io solleverò il calice della salvezza e dichiarerò la mia supremazia su tutte le cose? Capirete che nulla di ciò che possedete lo porterete con voi? No. È la fine di un tempo vecchio. Ogni cosa verrà trasformata. Io solleverò a me i miei eletti e distruggerò tutto ciò che non è in me. Figli fedeli, o voi che avete rinunciato al mondo, che avete accettato la povertà per seguirmi, in verità vi dico, eccomi a voi, vi porto il dono della vita eterna, vi ricolmo di grazie con i doni dello Spirito Santo, vi faccio re con me. Regnerete con me nella nuova era, mi adorerete in eterno e godrete del mio tutto per sempre. Arriva il calice amaro della morte che si presenterà a me ancora coi propri peccati e si scuserà. Non potrà accedere alla nuova era di pace, amore e gaudio. Sarà dilaniato dai demoni e soffrirà 100 volte di più di quanto ha fatto soffrire i fratelli per superbia e ingordigia di possesso. Tuona la mia voce, il cielo comanda obbedienza al Dio Creatore. Rullano i tamburi a morte, il passo è lento, il cuore si spezzerà per disperazione. Capirete, vedrete la vostra sconfitta. Oh voi che vi siete innalzati a Dio sulla terra. Basta, schioccano le frecce, il sangue scorrerà a fiumi, non potrò salvare chi mi avrà ancora e ancora e ancora offeso. Basta. Dio Padre, l'Onnipotente, Yahweh. Questo è il messaggio dato da Dio Padre a Carbonia il 30 luglio 2024. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Mettete un mi piace e lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni. Che Dio vi benedica.